Ma naturalmente abbiamo parlato di automotive, da parte nostra c'è il desiderio di arrivare agli obiettivi che ci si è dati, però con una tempistica che sia una tempistica compatibile e utilizzando tutte le tecnologie. Noi abbiamo informati di quanti primati noi abbiamo nel riciclo, nell'inquinare di meno, nel rispetto di quelli che sono tutti i termini ambientali, che sono classifiche che sono date dalle Nazioni Unite e dalle principali agenzie che si occupano di energia ed ambiente. Le nostre imprese vuol dire che hanno un'attenzione sistematica per la tecnologia. Quello che dobbiamo cercare di fare è abbracciarle tutte le tecnologie, non fare delle scelte perché le scelte sono sempre rischiose. Noi veniamo da una scelta sul gas che era legata al tubo russo, abbiamo visto con quello che è successo cosa abbiamo dovuto pagare. Dimentichiamoci che nei periodi peggiori della crisi tra Russia e Ucraina abbiamo pagato 7 volte il prezzo del gas rispetto a Stati Uniti e Cina. L'elettrico ci vincolerebbe troppo all'Asia, quindi alla Cina in particolare. E di conseguenza noi chiediamo di utilizzarle, anche perché i motori endotermici hanno fatto dei passi da gigante in tutti questi anni. Oggi le ultime macchine che escono con i motori endotermici hanno delle prestazioni e dei livelli di impatto che sono molto bassi. Io penso che dando la possibilità di andare ancora avanti ci possa essere anche da questo punto di vista un miglioramento. Sempre dell'idea che la tecnologia non debba mai essere fermata dalle leggi.